Buonasera, benvenuti a Lux in Tenebris. Quelle che vedete alle mie spalle sono le passerelle d'ingresso della grotta turistica di Bossea. Siamo in provincia di Cuneo, il comune è quello di Frabosa Soprana. Oggi vi porteremo a fare un giro all'interno della grotta turistica più antica d'Italia. Le passerelle che ci accompagnano all'ingresso sono lunghe circa 200 metri. Stiamo arrivando su. Troveremo il responsabile della grotta che ci accompagnerà nel primo tratto. Eccoci. Ciao Claudio. Ciao, come stai? Tutto bene? Buon posto? Visto che siamo venuti a trovarti. Adesso ci accompagni dentro, ci spieghi due cose? Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente sì. Va bene. Andiamo allora. Allora, benvenuto Frank, stiamo per varcare una soglia, posso dirvi che non tutte le soglie sono uguali, questa è una soglia molto particolare e ogni volta che io la passo comincio a fare il mediatore tra il cuore della terra, le profondità terrestri e il cuore delle persone che mi ascoltano. Facciamo i mediatori di emozioni, introduciamo la bellezza ma riusciamo a parlare all'anima e al cuore delle persone. La persona straordinaria che mise in moto il meccanismo che porterà all'apertura di Bossea era un artista, a suo modo, un grande visionario, cercava un modo per consegnarsi all'immortalità, ci è riuscito e ci ha lasciato questa eredità. E gli artisti che oggi con le loro opere accompagnano l'introduzione a Bossea rendono omaggio a questo personaggio, il cui nome ricorre ormai quotidianamente, da più di 150 anni, ogni giorno, qui a Bossea. Siamo nel tempio, nell'immensità del tempio, questo è il baricentro della grotta, fisico, storico, qui risuona la memoria dei fasti che portarono all'apertura al pubblico di Bossea nella seconda metà dell'Ottocento, qui a Domenico Mora, l'artista visionario che scoprì la grotta, venne dedicato il fiume interno perché potesse vivere per sempre nel suo nome. E qui nel corso degli ultimi 20 anni gli eredi di questa storia hanno portato avanti la conoscenza, hanno aperto le frontiere della ricerca grazie ai laboratori scientifici e si è veramente dischiuso un universo di straordinaria importanza che tocca le discipline più disparate. Claudio, all'interno della sala del tempio è addirittura stato rimontato lo scheletro di un Ursus Speleus. Questo è esattamente lo scheletro di un Ursus Speleus, non è la sola testimonianza, ce ne sono altre, i resti in via di allestimento nell'altra vetrina, il lontanissimo passato che guarda, che si affaccia verso il futuro più avanzato, una testimonianza importante perché ci racconta di un periodo della storia della Terra, i grandi cambiamenti climatici, quello che è accaduto. Questo è uno, diciamo, dei varchi che ci consentono di utilizzare la grotta come un vero e proprio archivio per ricostruire il passato della storia del nostro pianeta e della storia dell'uomo. Senti Claudio, ma fuori dal percorso turistico ovviamente poi c'è tutto il mondo speleologico, quello dove appunto solo gli speleo vanno, i turisti a un certo punto poi si fermano. Qui c'è una corda di penso un 25 metri d'altezza addirittura, dove porta? Porta alla finestra del paradiso e poi al ramo di Babbo Natale, chiamato così perché la prima volta gli speleologi hanno raggiunto la soglia il 26 dicembre 1989. Se vogliamo un simbolo dell'ultima grande sfida che si è compiuta nel ramo inferiore di Bossea, qui si intersecano due vie di comunicazione, quella per gli esperti con il percorso dei turisti, ovviamente in condizioni di sicurezza, oltre 2 chilometri, e lungo questi sentieri noi li portiamo per mano proprio alla scoperta di Bossea e capita di tanto in tanto di sfiorare le soglie che invece aprono su altre dimensioni, invece soltanto per pochi. A questo punto noi andiamo a farci un giro però. Direi che ne varrebbe la pena. Bene, allora montiamo i bloccanti sulla corda e andiamo a visitare questo famoso ramo di Babbo Natale.
Siamo con Guido Peano, condirettore del laboratorio carsologico della grotta di Bossea. Guido, esattamente che studi fate all'interno di questo laboratorio? La ricerca nel laboratorio carsologico interessa settori differenti. E gli ambiti di studio sono costituiti dalla idrogeologia carsica, dalla meteorologia ipogea, dalla biospeleologia e dallo studio della radioattività naturale nell'ambiente sotterraneo, che è l'ultimo indirizzo di ricerca nell'ordine di tempo che è stato sviluppato dal laboratorio sotterraneo di Bossea. È stato impiantato a partire dal 1969 e progressivamente sviluppato, ingrandito e arricchito di strumentazione. In questo momento stiamo effettuando delle misurazioni relative allo studio della radioattività naturale nel sistema carsico di Bossea ed in particolare stiamo misurando la concentrazione del radon nelle acque della grotta. Il radon è attualmente presente sia nell'atmosfera della grotta sia nelle acque e viene misurato con una strumentazione molto specialistica e molto sofisticata. Guido, ci spieghi nel dettaglio come funziona questa misurazione? Sì, qui viene misurato il contenuto del radon in un campione d'acqua proveniente dalla polla delle anatre. Il radon viene fatto gorgogliare in questo recipiente che tramite una pompa invia la miscela dei gas liberati dall'acqua nel misuratore del radon. Questa è la sezione misure elettrometriche e che attiene in particolare alla ricerca idrogeologica. Vengono misurati qui alcuni parametri delle acque e fra i quali in primis la conducibilità elettrica, il pH, la temperatura. Sono misurazioni eseguite in automatico con strumentazione dotata anche di memoria propria che è quindi in grado di immagazzinare lunghe serie di dati per periodi di tempo notevolmente prolungati. Siamo con Enrico Lana, responsabile della sezione biospeleologica del laboratorio scientifico della grotta di Bossea. Enrico, tu all'interno del laboratorio di che cosa ti occupi esattamente? Diciamo che il laboratorio ha avuto un inizio prettamente biologico, nel senso che sono stati fatti degli studi sul ciclo biologico di alcune specie che vivono in ambiente sotterraneo. Gradualmente ci si è spostati più verso le ricerche faunistiche e la documentazione della fauna sotterranea. Facciamo un discorso faunistico. Negli anni 70 sono iniziate le ricerche. Negli anni 80 è stato fatto un inventario della fauna della grotta di Bossea che annoverava circa 42 specie. In un congresso molto recente, che è avvenuto un paio di mesi fa, finalmente ho tirato le somme dell'attività degli ultimi 20 anni e ho potuto dichiarare per il sistema sotterraneo di Bossea 87 specie. Attualmente ne sono state ancora trovate altre, siamo già intorno alla 90, e di queste 4 sono nuove per la scienza. Assolutamente nuove? Nuove, mai conosciute precedentemente. Di queste, una è stata scoperta circa 10 anni fa, le ultime 3 negli ultimi 3 anni. Quindi possiamo dire che in una grotta conosciuta comunque da almeno 150 anni, 180 anni, non c'è bisogno di andare nel Borneo o dall'altra parte del mondo per trovare comunque delle specie ancora nuove e inesplorate, sconosciute e addirittura da catalogare. Nuove per la scienza.
Claudio, questo salone ha delle dimensioni veramente enormi. Sì, è un grandissimo ambiente, le dimensioni sono queste: 170 metri di lunghezza, quasi 100 la larghezza media, un'altezza che sfiora i 100 a partire proprio dal livello di base. È la sala che conserva la memoria del grande passato di Bossea, dedicata a Giovanni Garelli, questo senatore di Mondovì che aprì Bossea al pubblico. È stata la prima grotta in Italia ad aprire, la seconda in Europa soltanto alla grotta di Postumi, e questo succede nel 1874, qui in sostanza è nato il turismo speleologico nazionale. Questa però è anche la sala delle nuove frontiere, della ricerca, della scienza, che sta diventando il fulcro di un percorso di ricerca entusiasmante curato insieme dall'Università di Pisa e di Melbourne, porterà a ricostruire i paleoclimi, quindi tutta la successione climatica che si è verificata in queste regioni nel corso degli ultimi 400.000 anni. Allora, qui ci sono alcuni esemplari di una nuova batisciola che è stata scoperta l'anno scorso qui nel sistema sotterraneo di Bossea. Questa batisciola è un piccolo insetto, parliamo di dimensioni intorno agli 1,8-2,2 mm, che vive in ambiente sotterraneo, specialmente in corrispondenza di un ambiente sotterraneo superficiale profondo in cui vi è una circolazione d'aria. Quello che noi normalmente facciamo è di documentare questa fauna, e allora con apparati fotografici adeguati scattiamo foto, distinguiamo quelli che sono i sessi mediante l'esame microscopico e descriviamo quelle che sono le caratteristiche della specie che la differenziano, per esempio, da specie affini. Da questa foto riusciamo a rilevare che si tratta di una femmina, in quanto i tarsi anteriori non sono dilatati. Nel caso dei maschi sarebbero stati invece dilatati. Senti Guido, tu ti occupi sicuramente in primis del laboratorio scientifico, però sei anche un profondo conoscitore della storia della grotta di Bossea. Diciamo che l'esplorazione della grotta risale molto probabilmente ai primi anni del XIX secolo, e ciò è testimoniato sicuramente da una firma reperita nella cosiddetta sagrestia, dove ha sede attualmente il laboratorio biologico, dietro il laboratorio idrogeologico che abbiamo visto prima, e che risale al 1816. Inequivocabilmente in quella data la grotta era già visitata. Le centraline poste nei rami superiori della grotta, esattamente, che cosa misurano? Dunque, queste centraline misurano soprattutto dati termometrici, in quanto sono state installate per avere un monitoraggio continuativo in tempo reale dell'andamento delle temperature della grotta, e in alcuni casi sono collegate anche con misuratori di livello delle acque in questo caso, o in altri casi con misuratori della conducibilità elettrica delle acque. La ricerca sicuramente continua, non vi fermate mai. Avete in mente di aggiungere altre stazioni a monte? No, le installazioni di base sono ormai completate e possono accogliere ancora molti nuovi strumenti. C'è in programma invece di aggiungere strumenti nuovi. Nella grotta di Bossea vivono due specie di crostacei adattate alla vita sotterranea. Qui le vediamo entrambe. Questo per esempio è un Triconiscus voltai,
mentre questa è una Buddelundiella zimmeri. In un modo molto pratico, come si fa a riconoscere un Trichoniscus, a parte il fatto che sono molto più veloci, vedete? Se noi tocchiamo un Trichoniscus, questo semplicemente infastidito se ne va. Se noi tocchiamo una Buddelundiella, che cosa succede? Guardate. Si arrotola, si appallottola. Normalmente queste specie hanno delle abitudini ecologiche da fitosaprofagi. Che cosa significa? Che si nutrono di materiali di origine vegetali. Questa è una tavola di legno in decomposizione, come vedete. Normalmente trovano legno oppure rami, foglie fluidati dai fiumi sotterranei o caduti dai pozzi, per esempio, dove ci sono appunto degli ingressi verticali, e qualunque altro materiale venga trasportato dall'esterno. Siamo arrivati al termine del percorso turistico, la cascata alle mie spalle segna proprio questa conclusione, ma in realtà dall'altra parte si apre un altro mondo, che è quello degli speleologi, più silenzio, più mistero, una frontiera ancora in questo momento da sondare e da scoprire. Fuori dal percorso turistico iniziano subito i rami severi riservati agli speleo. Sono zone molto molto belle e molto concrezionate. La zona prettamente speleologica è un vero e proprio dedalo di gallerie, e questo è il fiume carsico che scorre all'interno della grotta di Bossea. Stiamo andando verso il sifone a monte, da dove sgorga tutta l'acqua che proviene dagli assorbimenti. Siamo arrivati allo stramazzo dove c'è la barca ormeggiata. Da qua parte l'esplorazione verso il sifone. Siamo sul fiume, l'acqua è scurissima, abbastanza impressione. Ci sono i cavi che vanno verso la stazione scientifica a monte. Qui c'è una corda di una vecchia esplorazione.
pensate, centinaia di migliaia di anni che il fiume ha impiegato per scavare questo meandro. Qui c'è un approdo a metà del tratto allagato. Qua ci sono delle bellissime concrezioni che arrivano praticamente fin dentro l'acqua. Questo è veramente il regno del silenzio. Una medusa quasi a filo d'acqua, bellissima. Gianluca, il mio caronte, mi sta traghettando verso il sifone. Eccoci qua. E questo è il sifone terminale di Bossone. Questa concrezione c'è la sagola a guida che gli Speleo Sub usano per le immersioni. Qui la galleria si immerge e va giù per oltre 50 metri. Gli Speleo Sub non hanno ancora trovato la curva di risalita dell'acqua. Questo è un sifone. Sifone significa quando la volta della grotta, il soffitto della galleria, si inabissa. Sotto il profilo esplorativo la grotta non ha più riservato nulla di nuovo e a partire dagli anni 90 del secolo scorso. L'unica zona della grotta che è ancora in grandissima parte inesplorata è la zona sommersa. Zona sommersa che si ritiene abbia uno sviluppo di alcuni chilometri e che è stata esplorata dagli Speleo Sub soltanto per 250 metri circa di sviluppo e con discesa fino a una profondità massima di 54 metri. Il sifone poi continuava o la galleria iniziava a risalire? No, la galleria continuava a scendere e non si può sapere fino a quale profondità potrebbe arrivare. Però le esplorazioni si sono interrotte dopo le alluvioni del 1994 e del 1996 che hanno radicalmente modificato l'assetto della zona sommersa della grotta, creandovi delle situazioni di pericolo molto forti per i subacquei, che da allora, dall'ultima immersione è stata fatta nel 97, da allora hanno sospeso le immersioni nel sifone di Bossea, considerato indubbiamente ora come ora in questo particolare assetto troppo pericoloso. Ed è dal sifone terminale della grotta di Bossea che chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris.